Noi abbiamo la dottoressa Alessia Tonti, che tra un istante saluterò in diretta con voi, specializzata in comunicazione facilitata. Parleremo di logopedia, intesa come ovviamente prevenzione della cura delle patologie e dei disturbi della voce in bambini normali. Oddio, questo te, a me mi viene terribile questa cosa. Insomma, bambini affetti e non affetti d'autismo, mettiamola così. Grazie alla dottoressa Selenia Tonti, che è in collegamento con noi qui a Colors Radio. Buonasera, dottoressa. Buonasera, direttore. Allora, dottoressa Tonti, lei è specializzata in comunicazione facilitata. Ci faccia subito, se c'è ovviamente un aspetto distintivo. Voi come logopedisti avete in terapia bambini affetti da autismo e bambini non affetti da autismo, giusto? Sì, io non sono per la precisione una logopedista, quindi in questo senso non saprei darle nessuna spiegazione. Allora, che cos'è la che cos'è la comunicazione facilitata e perché come terapia si applica a chi, a quale tipo di soggetto? Allora, la comunicazione facilitata viene applicata sia a soggetti con autismo che a soggetti con altre patologie. L'unica cosa che hanno in comune queste persone è il disturbo del linguaggio, che può essere assente o comunque non funzionale alla comunicazione, quindi si dice stereotipati in termini tecnico, ed è una metodologia, non è una terapia, che prevede l'uso di un facilitatore, quindi di un mediatore nella comunicazione attraverso il gesto scritto, quindi attraverso la comunicazione tramite alfabetica, ecco, diciamo, con l'uso di un computer o di una tastiera, o ci sono tablet, ci sono strumenti diversi per poter dare la possibilità a queste persone di esprimersi. Ecco, noi abbiamo colto, io la incalzo un po' perché abbiamo tanti ospiti, grazie a tutti voi, insomma, i collegamenti da ogni parte del mondo. Adesso è entrato in collegamento anche Kiev, ringraziamo l'ambasciatore ucraino in Italia, che ha permesso questo ponte straordinario. Sappiamo quanto interessi e quanta sensibilità ci sia da parte del mondo intero rispetto alla questione dell'autismo e dei vaccini e di una possibile relazione tra i vaccini e l'autismo. Molte mamme ci hanno detto che i figli affetti da autismo trovano proprio nel tablet un mezzo di comunicazione facilitato. Perché succede questo, dottoressa Tonti? Ma una spiegazione diciamo logica non c'è, nel senso che la metodologia della facilitazione si sa che funziona, la motivazione ancora reale non si è riuscita a capire. Noi ci fidiamo sia degli esperti che lavorano con tale metodologia che dei genitori soprattutto che utilizzano tale metodologia. È soltanto un mezzo, uno strumento per permettere a persone che non hanno la possibilità di comunicare altrimenti di esprimere quelli che sono i propri pensieri. E a riguardo vorrei consigliare le persone che sono in ascolto di visitare il sito Vi Comunico Che Penso, che è un sito piuttosto ampio nel quale si possono trovare testi che riguardano la comunicazione facilitata, testi scritti da bambini o da persone affette da autismo o da patologie correlate, e non meglio spiegare che cos'è in dettaglio la comunicazione facilitata alfabetica. Certo, noi qui abbiamo subito all'impronta visualizzato il vostro sito, lo ricordiamo, complimenti per questo, insomma, comunicazione facilitata, Vi Comunico Che Penso. Prima di salutarla, dottoressa Tonti, io ho parlato di terapia, in realtà giustamente lei ricorda essere una metodologia quella della comunicazione facilitata. Sì, non è una terapia. Esatto, è una metodologia. Che aiuta qua, anche nuova, mi corregga se sbaglio, da un punto di vista proprio, giusto? Della scoperta, dell'applicazione. Anche nuova, dico, dal punto di vista proprio storico, no? Relativamente nuova, sì, ormai sono parecchi anni che si usa in più parti del mondo, ecco, sono più di 20 anni, quindi è relativamente nuova. Relativamente diciamo nuova, quindi che... 20 anni. Quanto aiuta il bambino autistico questa metodologia, proprio nella capacità di comunicare? Quanto agevola proprio... Totalmente, nel senso che il pensiero del bambino, il bisogno del bambino, le esperienze del bambino possono essere trasmesse alla persona con la quale si comunica attraverso questo strumento.
Io direi un po' come per tutte le persone anche normodotate, la comunicazione penso che sia uno dei bisogni primari dell'essere umano, insieme a mangiare, al bere, eccetera. Pensare a una persona che non può comunicare diventa un problema piuttosto serio, quindi di conseguenza anche a livello comportamentale ci sono delle conseguenze. Quando una persona che può comunicare ciò che pensa, ciò che di cui ha bisogno, e quindi a questo punto è anche più semplice la gestione comportamentale di alcune situazioni. Grazie dottoressa Tonti, grazie di cuore, grazie. Poi torneremo a disturbarla fuori, estrapolandola dallo speciale autismo, perché vorremmo ritornare e dedicare tutto il tempo che merita lei e soprattutto questa metodologia e questa attività. Vi comunico che penso è il sito al quale faceva riferimento la dottoressa Tonti e che noi vi invitiamo ovviamente a visitare. Grazie alla dottoressa Selenia Tonti. Perfetto. Specializzata in comunicazione facilitata.